tornati dagli europei di Caneras in Portogallo con un palmarès invidiabile, anche te sei campione d'Europa. Fortunatamente direi di sì. No, vabbè, a parte gli scherzi, non mi aspettavo sicuramente questi risultati. Sono veramente felicissimo per come sono andati, ma più che altro anche per il clima che sicuramente è stato una chiave anche del successo, secondo me, non solo personale ma anche della nazionale. Poi le gare sono come andate, al di là del risultato, comunque sono felicissimo anche di essere stato là. Poi quello che è venuto e spero di continuare, diciamo, su questa linea, ecco. Quindi un risultato che è comunque frutto di tanta gavetta. Sì, diciamo che la mia storia è un po' particolare perché io non nasco come velocista e comunque non sono nemmeno, non ho tutta questa esperienza perché il nazionale ormai non sono troppi anni, sono 4 anni che ci sono, però diciamo sono un po' un novello, ecco, più che altro anche della velocità, perché io sono partito. Quando ho cominciato a pattinare, ero ragazzo, allievo, junior, come fondista e poi ho fatto, diciamo, un anno in cui il CT mi ha portato come velocista e, diciamo, ho avuto questa trasformazione, avendo degli ottimi risultati e probabilmente è stata anche una scelta valutata con Jacopo, con Laura e molto azzeccata proprio perché comunque i risultati l'hanno dimostrato. E poi comunque è un risultato che nasce non solo da, non credo sia solo merito mio, ecco, ma comunque da tutte le persone che poi cioè, hanno fatto parte di questa crescita, a partire da Laura, da Jacopo, che ci seguono costantemente, ma anche tutti i ragazzi che fanno parte della mia squadra e senza il quale secondo me non sarei quello che sono adesso. Comunque, qual è stata, diciamo, la reazione più che ti è rimasta, il messaggio che ti è rimasto più impresso dopo la vittoria del titolo? Definiscimi messaggio. Messaggio, SMS, complimento, telefonata. Ma diciamo, allora non ce n'è uno in particolare che mi rimane impresso, a parte, no, per dì, ma erano tanti, cioè sono tante queste persone, ma hanno comunque fatto complimenti e dico, questa cosa ovviamente mi fa piacere, ma mi piace quando le persone, non c'è un messaggio in generale o una cosa che mi rimane particolarmente impresso, è tanto più il fatto che le persone da fuori mi dicano guarda, non per il risultato ma per la persona che sei, cioè mi fanno i complimenti, capito? Al di là di poi del titolo, di tutto il resto. Ovviamente poi i messaggi quelli più belli sono sicuramente quelli di Elisabetta, però, e di mamma, babbo, insomma, le persone un po' che mi stanno più care, ma le considero tutti allo stesso livello, ecco. Cioè, è una cosa che, ti ripeto, al di là del risultato, mi piace più essere considerato come atleta, ma come persona. Questo è un anno un po' speciale anche per l'Italia, la vittoria anche agli europei nel calcio, ma la dieta della pasta asciutta quindi ha funzionato anche per voi? Decisamente la dieta della pasta asciutta è fondamentale, soprattutto per battere i francesi e poi no, se lo sono meritati secondo me. Questo ovviamente lo tagli perché no, no, però so cose che si dicono per sfotte un pochino, ci stanno.